Lavoro, istruzione e formazione, enti locali e tutela sociale non sono solo ambiti amministrativi, ma anche sfide importanti da portare avanti per conseguire obiettivi al servizio del territorio attraverso l'impiego di appositi fondi. Proprio per tracciare il bilancio di un anno di attività politica e amministrativa, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione, Pietro Quaresimale, coadiuvato dalla vice direttrice del Dipartimento del Lavoro, Renata Durante, e dal dirigente alle politiche sociali, Raimondo Pascale, ha fornito le cifre sugli avvisi pubblicati nel 2021, sui fondi erogati e sui risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno. Ho voluto fare un resoconto di un anno di assessorato, un anno molto difficile, ma sono soddisfatto perché abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi, andando incontro alle esigenze delle aziende, dei lavoratori e delle persone più deboli. Il dato importante è che la spesa dell'FSE è aumentata del 28%. La regione Abruzzo era ultima, nel 2021 abbiamo messo dietro 6 regioni. Questo significa che abbiamo dato una forte accelerazione dell'azione amministrativa e quindi stiamo lavorando bene. Al riguardo ringrazio il Dipartimento che mi ha supportato in questo lavoro. Un anno, dicevo, difficile, ma un'azione amministrativa che ha impattato a livello economico circa 100 milioni, 40 milioni per il sociale, 20 milioni per il lavoro, oltre 20 milioni anche per la scuola. Tante iniziative che sicuramente rilanceremo perché gli abruzzesi hanno bisogno di avere dei supporti e noi da questo punto di vista metteremo in campo sia con il nuovo piano sociale e sia con la nuova programmazione FSE una serie di azioni, sia per andare incontro alle persone più fragili ma anche per andare incontro alle gravi crisi aziendali. Da questo punto di vista metteremo in campo delle misure economiche per salvaguardare i livelli occupazionali. Non possiamo fare altro, c'è bisogno anche del governo, però la regione presente farà la sua parte. Il settore dell'automotive è quello che vi preoccupa, l'avete detto anche in conferenza stampa, insomma, cosa intendete fare? L'automotive ci preoccupa perché rappresenta un PIL importante per l'Abruzzo, ma come l'automotive anche la Brioni e tutte le altre aziende pure nella Val di Bratra. Da questo punto di vista abbiamo rinnovato l'accordo con il Ministero per quanto riguarda l'area di crisi complessa Val Vibrata, in cui abbiamo impegnato la somma di 4 milioni e 100. Stiamo lavorando anche per altre zone. Importante è lavorare in sinergia con il supporto di tutti, ma sono convinto che raggiungeremo altri risultati sperando che questa pandemia ceda un po' il passo.